Allora, l'idea di questo orologio nasce dall'esigenza di far imparare l'uso dell'orologio stesso da parte dei bambini. Spesso si può far caso al fatto che i bambini hanno notevole difficoltà a capire il funzionamento dell'orologio. Questo è dovuto a tutta una serie di cose comunque sia complicate e anche di controsensi che devono affrontare i bambini. Ora, prima di tutto dobbiamo spiegare ai bambini che l'orologio fa due giri, che la giornata è fatta di 24 ore, ma l'orologio ne porta solo 12 e quindi nel corso di una giornata l'orologio fa ben due giri. E quindi che in certe ore non sono l'una, bensì sono le 13, soprattutto poi per il modo che abbiamo noi, soprattutto in Italia, di dire l'ora in più maniere. E questo complica chiaramente l'apprendimento dei bambini. L'altro discorso è che da una parte appunto abbiamo 24 ore, poi sul quadrante in realtà ne abbiamo riportate 12 e invece i minuti e i secondi sono 60. Sappiamo bene che i bambini cominciano, imparano a contare in base 10. E qui abbiamo invece da una parte una sorta di base 12, una volta base 24 e una volta base 60. Non solo, noi nell'uso comune che abbiamo qui in Italia diciamo anche è un quarto e mezza, un quarto al posto di dire e 15, e mezza al posto di dire e 30 e tre quarti al posto di dire e 45. Non considerando che appunto quando noi andiamo ad insegnare l'orologio ai bambini piccoli, non hanno ovviamente ancora preso in considerazione le frazioni, quindi non hanno ancora una dimestichezza con un terzo, un quarto, un mezzo, e questa è un'ulteriore complicazione. Altra complicazione che si va ad aggiungere poi a quelle che ho già detto è quella che spesso e volentieri gli orologi sono privi dei minuti e quindi un bambino non riesce a capire la differenza prima di tutto tra le due stanghette che spesso e volentieri sono quasi uguali, anche se quella dei minuti dovrebbe essere più lunga. I minuti non sono riportati, quindi deve fissare anche all'interno della sua mente le posizioni di 5 minuti, 10 minuti, 15 minuti, eccetera, eccetera. Quella che sentite sottofondo è la pompa dell'autoclave, che sta sotto il bancone, praticamente dove sto registrando, lavorando e registrando questo video. La pompa ha smesso per il momento. Quindi questa è un'ulteriore complicazione che andiamo ad aggiungere alle tante complicazioni che ha di fronte il bambino e tutti i bambini indistintamente hanno grandi difficoltà. Io al mio ho già spiegato che in realtà queste difficoltà iniziali si traducono in una grande praticità per il futuro, perché la differenza tra un orologio analogico come questo qui e un orologio digitale è che l'orologio, una volta che ci siamo imparati a usare questo tipo di orologio, possiamo farlo anche tranquillamente con orologi dove ci sono solo le lancette e non c'è nessun numero. E noi a colpo d'occhio, in un tempo infinitesimale, riusciamo a capire l'ora. E questo ci permette e permetteva in passato di poter leggere l'orologio, l'ora, su cose lontane. Consideriamo che fino a circa 100 anni fa l'uomo leggeva l'ora sui campanili. Che siano i campanili delle chiese, quindi quelli ecclesiastici, oppure i campanili delle torri civiche. Prima ancora addirittura si basavano sugli intocchi. E questa è una grande praticità. Certo, al giorno d'oggi non abbiamo più questa necessità di leggere l'ora sui campanili, perché abbiamo tutti al seguito non solo l'orologio che sta dall'orologio da polso che sta passando in, diciamo, in disuso tra i giovani perché nelle tasche hanno un apparato che è lo smartphone. Nuovamente abbiamo l'autoclave, lo smartphone che chiaramente dà anche l'ora. Certo,
E quindi molti ragazzi, bambini e ragazzi oggi non, nemmeno lo usano più l'orologio da polso. Ormai è diventato veramente solo e esclusivamente un vezzo. Però l'apprendere, la praticità che con un solo colpo d'occhio infinitesimale, un colpo d'occhio veramente di pochi decimi di secondo, noi riusciamo a percepire l'ora, è una grande cosa. E quindi comunque sia dobbiamo insegnare ai nostri figli l'uso dell'orologio analogico. Del resto in passato, negli anni 70, quando è venuto a diventare famoso l'orologio digitale, importato dal Giappone all'epoca, quindi parliamo dei vari secoli, Citizen, sembra un tempo molto remoto, comunque era la metà del secolo scorso, e sembrava che l'orologio analogico fosse finito. In Svizzera andarono in crisi profonda tutte le case orologiere e di orologeria, e invece a un certo punto, anche per merito di una trovata geniale commerciale che fu lo Swatch, piano piano l'orologio ha ripreso piede ed è risorto. E tutt'oggi, tutto sommato, l'orologio analogico, anche se parecchi non lo usano, cioè lo utilizzano lo smartphone oppure addirittura gli smartwatch, comunque l'utilizzo anche gli smartwatch tendono a utilizzare il formato analogico dell'ora. E quindi torniamo sempre al solito punto del discorso, che i bambini devono imparare per loro praticità in costruzione veramente intellettuale all'uso dell'orologio analogico.